Parte dall'imprenditore che si è messo contro il suo clan, la nostra campagna contro le mafie. Furia, da oggi la nostra nuova campagna sociale dedicata alla legalità. Dire no alla mafia e provare a combatterla mettendosi anche contro la propria famiglia è la storia di Rolando Fazzari, imprenditore ligure sull'orlo del fallimento. Lo ha incontrato Cristina Carbotti. Mi hanno ucciso economicamente, perché loro sono abituati a fartela pagare. Rolando Fazzari è un imprenditore calabrese che da anni vive e lavora a Borghetto Santo Spirito, nel Savonese. La sua sfortuna è stata di essere imparentato con un clan, Fazzari Gullace, più volte coinvolto in inchieste giudiziarie sull'Andrangheta e oggetto di una serie di arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ma lui, fin da bambino, ha capito che quella non era la strada giusta. Vedevo latitanti che venivano a trascorrere, per dire, la latitanza qua. Si discuteva come magari come ammazzare uno, come fare un sequestro a un altro. Ha sempre preso le distanze dai parenti legati alle cosche, arrivando a denunciare episodi e retroscena. Una scelta coraggiosa che gli è costata cara. E sono scattati gli arresti e le confische dietro quello che io ho denunciato, perché sono state riscontrate fino all'ultima virgola. Difficile negli anni fare impresa, i suoi prodotti boicottati, l'azienda ostacolata e oggi lo spettro del fallimento. Nel cantiere tutto è fermo, la strada è inagibile da mesi e i camion non possono né salire né scendere e lui non sa più a chi chiedere aiuto. A me mi hanno disintegrato, mi hanno tritato a tutte le maniere, tutti messi assieme e tutti li hanno appoggiati. La mia famiglia, ma io ripeto, con tutto il contorno che gli ha dato manforte le istituzioni. Rolando Fazzari nel 2012 nel cantiere ha perso il figlio 18enne travolto da una frana, un distacco da una parete di terra che aveva chiesto più volte alle autorità di mettere in sicurezza. Gabriele veniva alle 3 di notte a fare la guardia al cantiere di quanti dispetti hanno fatto sopra quello stabilimento. Per la morte di Gabriele Fazzari è stato anche processato e assolto con formula piena. Ora pretende che venga aperto un nuovo processo per dare giustizia al suo ragazzo. Cosa le devo dire? Si può combattere la mafia? Se sei disposto a fare tutto questo? quanti ce ne sono che sono disposti a fare tutto questo?